squadra Valencia. Marvin passerà la squadra Monaco. Oh, santo cielo. Ma abbiamo venuti tutti? Oh, cacchierola. Aspetta un secondo, allora. Avanziamo un attimo. Facciamo il punto della situazione, va. Con tutti quelli che se ne vanno. Non ha più nessuno. Mi sa che gli esterni li dobbiamo giusto giusto un attimo rivedere. Giusto giusto. Flores in prestito. Mentre Fuster, Marvin, Silles li abbiamo venduti. Quindi quanti soldi abbiamo per questa seconda stagione? Ah, 55 milioni. Ce ne sono di cash, eh. Ce ne sono. Fammi rivedere però un attimo allora. Perché sugli esterni abbiamo a destra Quenda, a sinistra Moleiro. Fine. Servono due esterni forti. Quanto riguarda l'attacco, invece, potremmo anche quasi restare con questi qua davanti, però dipende un attimo dalle situazioni. Io farei intanto un salto tra gli svincolati. Intanto c'è questo Lindner qui, a 18 anni, 73, che si potrebbe pure prendere, Lindner. Non sputiamo su queste cose qua. Questo Borto 74. Non ci interessa. Facciamo un giro tra gli svincolati. Per il resto che mi dite, ragazzi? Allora, ci serviva, come detto, un difensore centrale. Mettiamo 18 anni. Mettiamo 29. No, questo direi che è scarsino. 81, Kevin Bonifazi direi che non va bene per il livello. 83, Matt Clark direi che non va bene per il livello. Ho visto un altro 71. Serve qualcosa di più, sinceramente. Io adesso mi baso solamente sull'overall che vedo. Poi nel caso studiamo i calciatori. 73, 27 anni, niente. Niente. Beh, questo 18 anni, 71, non è prettamente schifoso, mi verrebbe da dire. Andiamo a centrocampo. Centrocampista centrale. Ragazzi, oggi siete di tante parole, eh? Oggi di grande compagnia. Che troia. Maybe you're too for lying. Maybe you're too for lying. Mi sa che c'è qualche problema. Problemino però, eh. Ma mi sentite, ragazzi? No, perché Twitch mi dice che non è partita la live. Quindi non vorrei. La mi sentite? Ok. Eh no, infatti, vedi. A me diceva che non è partita la live. Adesso mi dice che è partita. Vabbè. Io proseguo, non so. Prima eri crashato per un attimo, ma dopo sei tornato. Vabbè, andiamo alla ricerca di centrocampisti. Infatti mi sembrava. 73, Kike Perez, Oriol Rey, Morten Thorsby. Nada, niente di che. Andiamo sulla mediana. L'unico è quell'attaccante lì austriaco. Che sembrava non male. Vediamo anche gli esterni, perché comunque giocando con gli esterni qualcosina potrebbe servirci. Sulla sinistra. E poi dopo controlliamo anche le ali e i trequartisti. Allora, Jan Karamo. Madonna, Karamo. Che finazza, Karamo. Eccoci qua, perfetto. Perché è crashata? Non mi ha nemmeno detto che era crashata. Boh. Trequartista qua. Barcock. Lasciamo perdere Barcock, per l'amor del cielo.
64? No, 82. Morandi, niente. Ma basta quel cazzo di Nathan. Allora, attacco, attacco, attacco. Attacco, c'è l'attaccante austriaco con la quale si può fare o plusvalenza o comunque si godicchia prendendolo. Maybe first... Cardeiro! Boia. Kulenovic, bene. Kovacevic, questo 18 anni. Din Kovac, 72. Però noi abbiamo Leo Linner, ok. Ok, vediamo le ali. Cavecci. Cavecci io lo prendo, sinceramente. Lo proviamo. Sulla sinistra invece non abbiamo nessuno. Allora, quei due svincolati li prendiamo. Cavecci come, diciamo così, aiuto a Quenda va benissimo. Allora, il primo è Lindner. E lo prendiamo. Però poi mi serve anche un esterno di sinistra, eh? Ma Balotelli quando lo aggiungono in carriera? Spero mai, dai. No, direi domani. Probabilmente domani. Con un nuovo aggiornamento. Visto il primo gol di Mora con il Porto? Non ho visto il primo gol di Mora, ho visto che ha sognato, che ha segnato. Ciao Lore. E sono contento. Sono contento. Avevamo notato il talento. Non dire così che Erfaina dopo piange per 4 mesi. Madonna, cosa dice Erfaina? Che Balotelli è un fenomeno? Andiamo a vedere il nostro nuovo acquisto. Qua in attacco. Lindner, 18 anni, 1,73 m. Piccolino. Ma spero che ci possa dare qualche soddisfazione. Allora, intanto, vediamo anche un secondo. Se possiamo buttare dentro qualche preparatore in più. Perché per esempio in attacco siamo messi una merda. Sì, ce l'abbiamo. Benissimo. Olè. Centrocampo possiamo upgradare? Direi di no. Che palle quando non ci sono. Non mi esprimo solo. Però a volte dice anche cose giuste, dai. Vuole Balotelli in nazionale, dice che sei in forma l'attaccante più forte della Serie A. Ok. Poi andiamo su Cavecci. Eccolo qua. Tanto noi puntiamo su Quenda, anche se non ci ha fatto impazzire. Puntiamo sulla sua crescita, dai, giusto per capire un attimo quanto effettivamente può crescere. Quindi lui, Cavecci per un anno, preso a zero, secondo me, essendo pure mancino, mi gasa. Mi fa l'ala invertita. Olè. E due acquisti ce li siamo tolti. Che abbiamo messo noi qua? Iniziamo a togliere un po' di gente. Tipo Pubil. Tipo Lima. Tipo Arteaga. Ah, ecco, in difesa. Balog via, madonna mia. Chacho a Fort. O prendiamo Cubarsí, però... No, servono degli altri difensori. Serve un altro difensore centrale. Prendere Cubarsí per non farlo giocare mi sembra un attimo esagerato. Togliamo Raziu. Ciao, 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 ciao. Meyer, Conlo, lo possiamo tenere. Ok. Mi serve un difensore centrale sicuro al 100%. Almeno di 79-80 di overall. Per fare il primo sostituto di Yessugue Mármol.
Poi sicuramente un altro centrocampista centrale al posto di Campagna. E poi un esterno di sinistra. Bernardo da Sosa. Hai rotto le palle. Tu e il tuo. Ah. Madonna mia. Che abbiocco, ragazzi. Sono stanchissimo questi giorni. Ma sapete che da quando è cambiata l'ora io mi sento un rincoglionito totale. Cioè, dici, vabbè, prima pure lo eri. No, lo capisco, effettivamente, vi do pure ragione. Però, cioè, sto facendo fatica. Faccio fatica ad arrivare la sera. Non so come mai. Me voglio ignorare. Voglio andare avanti io, di base. Giongiu, grazie mille per il 35esimo mese. Bentornato. Come stai? State tutti bene? Allora, offerte ricevute. McKenna, oh, là. Potremmo farci 3 milioni e 350. E McKenna, avevamo mochetta solita. Bassinga, all'Alaves lo diamo. Ma proviamo a darlo pure all'Oviedo, dai. Però volevo qualcuno un po' di esotico, devo essere sincero. Leroy. Vai, Leroy. Ciao. Campagna. Oh, beh, 17 milioni e 200 potremmo farci. Tu c'era grande? C'è Reine che non sta benissimo. C'è Reine che non sta benissimo. Ha vomitato anche oggi, non capiamo. Speriamo che non sia niente di grave. 17 milioni e 700 per Campagna. Castro ovviamente non si muove al momento. Ok. Per esempio, sull'esterno di sinistra c'era quel calciatore tipo, non so, che ma che era boliviano. Scusate. Si chiamava con la P, mi pare. Pegna. Madonna, ma c'è Gogorza? Rossing Lelesi. Ho fatto un post su di lui l'altro giorno. Leo Sauer. Subiaver. Ma scusami, ma l'hanno tolto? PQRS. Ma forse era un'ala di destra. Sindre Valle Ghelli. Gli ha messo un overall bassissimo. Montagno. Mamma Reitan Sunde. Yamal, ecco. No, ma ragazzi, ma come cazzo si chiamava? Ma dai, non posso crederci. Ho fatto anche il video. Quello dei giovani di 16 anni, straminchia. Ecco. Vediamo un attimo. O sono deficiente, se non lo vedo, oppure non ha quel ruolo, dai. Questo 19 anni, Santiago Lopez. Paniagua, no, ma è scarsissimo. È scarsissimo. Vediamo un attimo. Un'ala di sinistra. Giovine.
Porca miseria, ma io lo volevo trovare, lo volevo trovare, cioè non è che c'erano molte scelte. Do it faster, all or better, faster, harder. No, kill me. Non so dirvi chi stranamente fosse, ragazzi. Ho fallito. Ho fallito. Non so chi fosse. Basta. Non so chi sia. No. Forse era Paniagua, ma non credo fosse Paniagua. Non è Paniagua. Che ho bucato a Ren. Dico comunque è andato al Ren. Ma cerchiamo un po' di ali sinistri. Ali sinistre particolari. L'ho visto Bombito. L'ho visto Bombito. Beh, Banda. Io lo vedo bene al. Las Palmas. Mika Goz, Ali Yazim, Samuel Mbangula, Andreas Sjelderup e Kenan Ildiz. Kenan Ildiz. Vediamo un po' tutti i campionati. Se sono qualcosa di interessante, magari. Superliga che stramichi è? Quella Umena. Ragazzi, oggi va così. Oggi va così. Nilsson Angulo. Bei tempi. Quando prendevo Angulo. Fatto ridere. Dylan Whitehouse. Poi a Casa Bianca. Andreas, io lo vedo bene al Torino. Guarda che sto usando l'Istes e Benedict. Nessuno di due ATT, ma messi lì sono devastanti. Va bene, bene, sì, dai. Mamma mia, Enes Sali. Bei tempi. Ligon. Barcola. Sissoko. Désiré 2. Minchia, Désiré 2. Malik Fofana. Troppo forti. Liga Pociugao. Vediamo Liga Pociugao. Ma così poco Pociugao? Ma è possibile Hugo Pociugao in Argentina? Alexis Manioma. Ma Sosic dell'Hajduk? Ma chi non chi ragazzo è? Ma dai, ma non è possibile, ma com'è possibile? Perché c'hanno gli esterni, eh? Sono tutti esterni sinistri. Jeremy Pino. Vediamo in Eredivisie. In Eredivisie invece c'hanno le ali. Ah no. Kodai Sano. Comunque è incredibile che in 20 anni non siano ancora stati in grado di mettere una fottuta di ricerca per overall. Però non è che si chiede molto, eh. Non gli si chiede per niente molto. Gli si chiede una ricerca per overall. Cioè io ho bisogno di gente che vada dal 75 in su. Mio Dio. Anche in Germania. Vidovic. Willo Svedberg. Cerchiamo centrocampista. Antonio Nuso. Sono sempre gli stessi. Jeremy Pino è nato alla Spalla. Ma veramente? Ma davvero? Brian Gonzalez. Ma chi è? Stefan Mitrovic. Nico Serrano. Alan Velasco. Nazar Voloshin.
Accontentiamoci già del fatto che quest'anno hanno messo l'impostazione che si conoscono tutte le info del giocatore. No, è vero. Quindi prendiamo lui, va bene. Pino. Certo che Jeremy, Pino e Moleiro nella stessa squadra non credo abbia. Non credo sia legale. Iniziamo. Iniziamo. Dov'è? Quanto mi chiedono? Non mi interessa. Ce li ho! Ce li ho! Comunque, change my mind. Anzi, you won't change my mind. Jeremy Pino e Molero sono la stessa persona. Ragazzi, sono la stessa persona. Non esistono cazzi. Non esistono cazzi. Assolutamente la stessa persona. Partiamo bassi però. Partiamo con un 30 novello. 54, benissimo. Secondo me ha meno. Ce lo portiamo a casa per meno di 42 milioni. Meno di 42 milioni. Max 43. Se facesse quello che gli chiedo, il menu magari. Oddio, forse no, forse no. Però adesso li facciamo pensare. Ragionatemi. Jeremy Pino è il testicolo sinistro di Moreno. Non saprei. Come vede? Posso fargli gli acquisti? Posso. Ah. Qualcuno della primavera da tirare dentro? Ti prego, dimmi che c'è qualcuno nel vivaio. Sì. Sì. Adria Perez. Clark. Tirali dentro tutti, sti pagliacci. Poverini. Maybe you're just a liar. Quest'anno Molero 11 partite 4 gol, già superato le scorse. Beh, complimenti, eh. 11 partite 4 gol, non starai esagerando. Sì, ma quindi? Pino? 54? Proprio così secchi? Non mi venite proprio nemmeno incontro. Oia. Avevo detto massimo 43, però. Porca. Niente, devo ricredermi. 43 e mezzo, dai. Dai, non ci sono andato molto lontano, concedetemelo. Concedetemelo, concedetemelo. Ciao Simo! Ma veramente Jeremy Pino è andato alla Spalmas? Ma ci ha mai giocato nella Spalmas? Jeremy Pino. La Spalmas de Gran Canaria. Ma te pensi? Ma come mi. Ah, sì, la Spalmas giovanili, ok. Che scautata del Villarreal. Che scautata del Villarreal. Io non sbaglio mai. So. Mai è un po' too much, Tommy, dai. Ogni tanto sbagli. Capita che sbagli, dai. Può capitare. 45k. Bene! È arrivato Jeremy Pino! E è partito invece Scott McKenna. Scott McShosha. Quando? Beh, qualche cazzata l'hai detta, dai. Tutte le alcune scommesse quelle che hai perso. Era quell'armadio di guanti che è passato. McKenna probabilmente. Ma a questo punto.
Dov'è coso? Questo che modulo è? Quei trequartisti. Ok. Quindi a questo punto Quenda lo trasformiamo a di sinistra, faremo giocare a sinistra. Ok, va bene. Pino però lo trasformiamo trequartista, dai. Pino! Pino! Lo scorso anno faceva molto più upgrade, quest'anno no. Ma Silva è quel Silva del Wolverhampton? Sì, va. Proprio lui. Ok. Adesso dobbiamo far passare un po' di tempo perché chiaramente dobbiamo cedere. Olè. Ciao Empoleon! Offerta per Castro, offerta per Essugo. Ciao! Ciao ragazzi! Grazie, eh! Grazie per essere passati a salutare. Ma no! Ma no! Non siamo interessati. Ok. Soldi? 25 milioni. Benissimo. Perché sono andati? È andato McKenna, è andato a campagna. Perfetto. Ottimo. Questi sono andati in prestito. Ho finito le cessioni. Bastato molto su. Sì. Abbasta. Abbasta. Serve Servino, un difensore centralino. Non possiamo giocare. Oppure possiamo giocare. No, più che un difensore. Allora. Però secondo me con Herzog e basta facciamo fatica, raga. È che non abbiamo. È che ci mancherebbe anche un centrocampista centrale. Quello è il fatto. Ci manca anche un centrocampista centrale. Ma fammi vedere un secondo, un attimo. Quelli sul mercato che magari me li danno anche in prestito. Ciao Argame. Avrei una critica rimprovero da farti. Io ho una vita, un lavoro, una compagna, un mutuo da pagare. Tra l'altro siamo nella stessa situazione, amico mio. Tu non puoi fare delle carriere così tanto interessanti da seguire, altrimenti la mia vita si ferma ogni qualsiasi volta, di qualsiasi cosa io stia facendo. Grazie. Siamo nella stessa situazione. Grazie per la critica. Cercherò di fare del mio peggio. Mamma mia, quampe. E che sei? Se penso che ho la sua età ormai, e questo lo reputo un vecchio decrepito, mi viene un po' da piangere. Non ho fuori, ma cosa ti hanno fatto in faccia? Ah, sei andato così. Ah, scusa. Scherzo, fuori. Siamo tra amici. Siamo tra amici. Però, Pronai Alder. Io non posso Pronai Alder. Io non posso credere che questo calciatore abbia un valore di mercato di 140.000 euro. Cioè, Pronai Alder. Ragazzi, ma non è lui. Ma non è lui. Ma ha perso un sacco di capelli. Madonna mia, Oppure questa è la sua nuova. Ah, si è fatto il trapianto, probabilmente. Pronai Alder, Transfer Market. Ma l'hanno hackerato Transfer Market, che non mi funziona più, mannaggia i cazzoni. Eh sì, non mi funziona più, vabbè. Cioè, come fa a valere 140.000 euro questa persona? Se io andassi a giocare nel campionato indiano, inizierei a valere quella cifra? Perché, scusami. Free agent non c'è più niente, porca miseria. Lista prestiti. Dico come? Suso? Mio Dio, Suso.
Pessimi ricordi. Umbres. Mutulese. Cilocoa Mullen. Aglio. Come aglio free? Free aglio! Sonny aglio free! Allergico all'aglio, non posso crederci. Se compri Alder e lo metti in campo, una volta ha avuto 30.000 menzogne in messaggi evidenziati. Sarà Pronai Alder il nostro nuovo mediano. Tratto anche, eh. Tratto anche. Vogliono 125 e io te li do. Più il 5% sulla rivendita. Tutta tua. Tutta tua. Tutta tua. Alder Pronai, signori. Alder Pronai. È l'acquisto di cui avevamo bisogno. Un anno? Sei una vergogna. Ti sto a offrire un contratto in Las Palmas, giochi nel Pumba City e vuoi un anno di contratto? Sei proprio un pagliaccio, Pronai. Eh no, vabbè, è chiaro che non è che può spendere le inflessioni. Non è che può spendere le inflessioni, perché, cioè... Pronai, Albert. Pronai. Pronai, Pronai, signori. Io prono, tu pronai e gli pronò. Allora, a questo punto, ragazzi, facciamo un attimo una mini ricerca di difensori centrali. Discreti. Dai, io voglio restare almeno sui 25 anni. Il nuovo Iniesta. E vado a 78. Giallo. Madonna, Giallo. Matteo Gabbia. Marco Ghila. Gilchrist lo dico io. Pierkalulu. Ndicka, Nathan. Amarin? No. Marin l'avrei preso. Ma Perez come fa ad aversi? Oh, Schurs. Schurs lo metto. Oh, Schurs in scadenza? Schurs in scadenza, ragazzi. Ma Circati dov'è? Ciao Nico! Un salutone in bocca al lupo. Perdonami, ma io devo sperare che la Fiorentina faccia cacare perché quello contro di Malfanta c'ha qualcuno della Fiorentina, non so chi straminchia c'abbia, forse un attaccante. Oh mio Dio, Beltran, ti prego no. Alio free però, ragazzi. Sonny alio free. Madonna, bella coccia. Ma voi vi rendete conto che lui ha deciso volontariamente di farsi questa capigliatura? Non dovrebbe essere legale, comunque. Riccardo drop flower. Ma io ho un Riccardo drop flower, quasi quasi. Eccolo Circati. Al Chelsea. Oh Chelsea, De Fuggeroyes. De Fuggeroyes, signori, proprio lui. Proprio De Fuggeroyes! E perché? Jake O'Brien. Jake O'Brien. Shadi Riad. Jake O'Brien. Yuron Timber. No, mezze scammate e una sega, le ho fatte tutte. No, basta, Tanganga non lo sopporto, perdonami, ma... Tanganga non lo voglio più vedere. Ciao, Trinchetto, scusami.
Ma voi ve lo ricordate lui, ragazzi? Che ha seguito con me il mondiale Under 17? Nel Marocco, oltre al Damdouni e il portiere, che non mi ricordo come si chiamava quel fenomeno. Quel fenomeno. C'era anche lui come difensore centrale. Non lo seguo il calcio argentino, zero. Ecco Bombito. Bush. Come Bush? Il portiere era tipo Ben Ruiz, una cosa. Non mi ricordo come si chiama quel cacchio di portiere. Auton. Pushano troppo poco, ragazzi. Ciao, baby. Non era Ben Ruiz. Era Ben Rosil. Ben Rosil. Sì, forse era Ben Rosil. Sì. Mi sa che era proprio Ben Rosil. Sai che fine ha fatto adesso? Sarà ancora vivo? Tra un po' arriva la mamma, lo sai, amore? La fai ad attenderla ancora una quarantina di minuti? Forse qualcosina di più? Dai. Piccina. Ben Rosil. Proprio lui. Ma mi controlli dove gioca adesso, per curiosità? Moschera non mi va, lo prendiamo sempre. Van de Bosch, Zeno. Ah, niente, raga. Quanti soldi abbiamo? 24 milioni. Ragazzi, dai, Shurs in scadenza. Non credo che abbiano messo questa cosa che gli overall, però in parte era anche bello aspettare i dati e magari di chi è. Riacchiarsela. Sì e no, ti dico la verità. Sì e no. Perché cioè se non trovi quello che fa per te, arrivi a 10 giorni dalla fine del mercato che non puoi vedere gli overall. Cioè. No, come è svincolato Bernozil? Bernozil. Ah, Bernozil. Benrozil, eccolo qua. Born a star. No, non è vero, Fus Reserve. Non è svincolato. Fus Rabat Reserve. Sì, no, per me è proprio la questione di perdere. Mia figlia vuole starmi in braccio. Bene. Allora, proviamo a offrire 19-18 milioni, dai. È in scadenza. Niente, dobbiamo aspettare una settimana. Vedi, devi tenere però, perché sennò caschi. Non mangiarmi la seggiola! Allora, furbastrella!
Oggi devi staccare l'episodio 30. Figa. Non ci andrò molto lontano. Hai 20 milioni. Aggiungo anche la clausola. Vabbè. Lo sai che Ilgers è dell'Indonesia? Sì, ha cambiato nazionalità. Guardate che quest'anno con l'Indonesia si può fare qualcosa di carino come challenge, eh. Visto che poi si può mandare l'osservatore là. Ci sono dei giocatori indonesiani che non sono male. Ilgers compreso, chiaramente. Adesso ci guardiamo. Però tocca sbrigarmi con sti messaggi. Amore, mi chiamo tantissimo. Sei la mia vita. Benvenuto per Shurs. Però non ci stai più in braccio a me. Ti rendi conto, Reine? Reine, ti rendi conto? Non ci stai più. Bisogna che stai fermina. Allora. E guarda quello che faccio. Indonesia. Già abbiamo Pratama Aran che inizia la carriera con 22, 21, 22 anni. Bagot. Marcelino Ferdinand, 20 anni. Tomaye, vabbè. Mes Ilgers. Izes. Orat Mangoen, Martin Pais per quanto riguarda la porta, Eliano Reinders, Nathan Tio Aon, certo sono tutti difensori, Verdonk e Walsh, però. Voi immaginatevi una difesa con Tio Aon, che comunque è giovane, però Pais, Tio Aon, io farei Ilgers Bagot piuttosto che Izes. Che Bagot all'età di Izes lo supera. Il problema è che non abbiamo attaccanti, sono tutti difensori praticamente. Signori, noi abbiamo finito il calciomercato. È successo. È successo, anzi. Quindi. Non c'è molto altro che possiamo fare, andiamo oltre. Reinders è il fratello di quello del Milan? Non credo. Offerta ricevuta per Vaies da parte della Roma, ma non me ne privo per questa seconda stagione. Road to Victory in Indonesia? Non credo. Abbiamo vinto pure il torneo, quindi qualche soldo in più l'abbiamo. Sì, no, Vaies direi che. Vaies hanno 85, ragazzi, è folle. Aspettate che mando una foto alla Giulia. Ho fatto una foto al cazzo, ovviamente. Sto scherzando, c'è Reine in braccio. Ok. Prima partita contro il Siviglia? Let's go. L'unico buono è Ilgers e poi un salto nel buio, sì. Ne sono totalmente consapevole. Dai. Tommy. Io metto una bet. Vinco, perdo, pareggio. 2 minuti, partita contro il Siviglia. Se vuoi puoi bettare la cosa più strana che puoi bettare. Se vinci bene, se no pace, Tommy. Nessuno ti può vietare di bettare. Elisabeth. Ah, Alder, è vero, devo metterlo titolare. Me l'ero dimenticato. Questa bet la vinco. Alder capitano, tra l'altro, è finito, eh.
Dai, amore. Vai. Devo battere il Siviglia, amore mio. Non mi guardare così. Sta bambina qua. Vuoi che ti vada a prendere la cuccia? Aspetta. Vedi qui con me. Oggi per la prima giornata della Liga EA Sports, il tempo degli esperimenti degli amichevoli, da oggi si fa sul serio. Lo stadio di Gran Canaria è riempito davvero alla grande, nessuno ha voluto mancare l'appuntamento con questa sfida. Harder, fatti valere! Sono proprio curioso di provarlo. Se segni con Harder, doni 10 sub a mezzo. Questo non lo farebbe nessuno, credo. Ma se ve lo dicesse Blur lo fareste. Pagliacci che non siete altro. Devo cambiare il ruolo a Jeremy Pino. Porca paletta, che stecca. Ecco il primo pallone giocato da Harder. È un fenomeno, ragazzi. È un fenomeno. La gestione, incredibile. Mi ha ricordato molto Cambiasso. Ah, che palla de merda. Madonna, Fresneda, sei già stanco, te prego. Porca boia, perché? Ma se segno... Ma scusami, ma cosa vuol dire? Me devo autodonare il sub se segno... Oh, ma è fa... Oh, ups. E mo è un problema. Tu non hai capito che la vinco lo stesso. Fuori gioco, eh. Uomini di poca fede. Era fuori gioco palese, ma non ci interessa. Santiago Castro. Harder. Come Harder? Come straminchia ti chiami? Do it faster, all better, faster, Harder. Me lo kill me. Su. Bravo, lo Yodis. Harder. All better, faster, Harder. Quando avevamo una pagina di meme potevamo
riderci su queste cose. Invece Tommy il Magnifico è diventato inattivo. Aveva in mano un grandissimo potere. Poteva fare la guerra, amichevolmente parlando, alla casa dei falchi. E invece ha mollato così. Pagliaccio che non sei altro. Pagliaccio che non sei altro. Kill me. Kill me. Makes me stronger. Mi fai sentire in colpa. Perché mi senti in colpa, sinceramente? Alder, Pronai. Pronai gestiscimela, L'hai visto? Ragazzi! Porca miseria. Secondo me 10 live in un mese va anche bene. La parte forte della casa dei falchi è che fanno i meme anche sui video. Tommaso il Magnifico invece fa schifo. È ridicolo. Nella gestione social. Pronai, la diga. La diga Pronai. Gestiscimela bene. Pronai, signori e signore. Avete mai visto un calciatore più forte di Pronai? Ragazzi, comunque non è male veramente. Adesso è un po' vecchiotto, però. Mamma mia, come lotta Pronai. Oh Cristo santo! Ma l'ha messa in mezzo veramente questo? Non posso crederci! Vai, Estiella lì! Ma che cazzo me ne frega? Vai mo! Pronai! Pronai! Bella! Pronai! Pronai! Porca miseria, Gudel! Allora, cambi! E poi io non ho ancora capito chi gestisce la pagina dei meme. È Tommy il Magnifico! Quel pagliaccio! Allora, dentro McBurn. Dentro Juf. Basta. Empoleon, grazie mille. Mi fa ridere. Pronai. Voglio dis. Pronai. Madonna mia, ma che fallo è, ragazzi? Ma me l'hanno rotto Pronai. È tornato Pronai. Pronai in realtà faceva parte dei Daft Punk. And the shadow of the day will embrace the world in gray. And the sun will set for you. Mi fate vedere il voto in pagella di Pronai, ragazzi. Deve essere almeno 10. Signori e signore, ci portiamo a casa i primi 3 punti di questo campionato. Yes, ho vinto. Fammi vedere i voti, va. Alder 6,5. Direi un esordio da sogno. Se mi pagassero lo farei pure. Ma tu cosa sai fare, libanese? No, dimmi cosa sai fare, perché io potrei anche pagarti. Se sai fare cose tecniche, diciamo così, non pensare male. Tu cosa sai fare?
Cosa sai fare? Sei capace a fare qualcosa? Sai montare un video? Sai montare uno short? Sai fare qualcosa? Hai bisogno di soldi? Te compro, ti acquisto. No, ma posso imparare! Io so montare a cavallo. Ma io direi che questa contro il Girona si gioca. Il Girona c'è una bella squadra, zio Pedro. Molto più forte della nostra, tra l'altro. Con una piccola clausola, tra l'altro. Di nuovo vinco, perdo pareggio contro lo Jagellonia. Non so perché. 2 minuti per votare. Chiaramente, Silva non c'è, esordio per Lindner. Lindner, tu come sei? Destro, sinistro, mancino, perfetto. Ottimo. Ottimo, ottimo. Bene. Ma io gioco di nuovo con Alder. Poi si è dedicato allo studio. Che bravo ragazzo che si dedica allo studio, veramente. Sei proprio un bravo ragazzo. Ad avercene di bravi ragazzi come te. Dopo i tanti rumor che hanno preceduto la partita di questo giocatore, è arrivato il giorno più importante, quello del debutto, la prima verifica del campo. Sfida dell'Estadio dei Monti Libi, che è anche un duello a distanza fra le panchine, due allenatori che si... No, aspetta un attimo. Ok, possiamo andare. Stimano, ma che oggi ce la metteranno tutta per prevalere e per portare a casa la vittoria. Gianluigi Pardo, Daniele Dani, di nuovo in cabina di commento per raccontarvi questo match. Riflettori puntati sulla Liga EA Sports, grande protagonista di questo match. In campo Girona e la Spal. Castro! Ma come McBurney? Ma come McBurney, Dio porco! Io ho detto Lindner, non mi interessa. Io ho detto Lindner. E quindi non mi ha messo Adner. Che schifo di gioco. Non c'è faster, stronger, purtroppo. C'è stato un complotto. C'è stato un complotto contro Pornai. Com'è che si chiama? Guarda Gustafsson. Che fa il maledetto. Mamma vai, è schiavarata. Cosa può liberarsi del pallone? Vai, Diouf! Ma porco Diouf! Ah, ti ho chiuso lo spazio! Ti ho chiuso lo spazio! Gnignigni! Oh, ma Gustafsson, quanto devi rompere le palle? Sì. Olero! Le dura, eh? Ma le dura, le dura. Ma le dura, le dura, le dura. Ma yes! Ma fammi andare!
Ah, Lindner. Oddio. Ma porca miseria. Ma che esami ti mancano? Esami ti mancano, Liba. Madonna, che pertuso avevi trovato. Oh, mamma mia, ancora Porto, ancora Porto. Mamma, ancora Valles. Stiamo soffrendo, mamma mia. Ciao Ernuzzetto. Sono veramente, veramente tosti. Vai Moleiro! Vai Moleiro! Vai Moleiro! Porco! Ma guarda, non sarebbe male come idea lavorativa, considerando che c'è anche quel tipo su TikTok che è diventato famoso con una roba simile, potrei farci soldi. Due esami, se Dio vuole, dall'anno prossimo non mi avrete... Madonna. Al giorno d'oggi, qualsiasi cosa tu faccia... E hai un canale TikTok, condividilo su TikTok. Qualsiasi cosa tu faccia. Bellissimo. Porcaccia la miseriazza, Lindner. Sei stato bravo. Allora, cambi. Mettiamo Quenda. Anzi, no, Cavecci, dai. Munoz. Difesa scoperta, spazio per andare. Arbitro di Stefano, tutto finisce. Madonna. Dai Cavecci, facci vedere. Beh. Se te posso dire, ho visto lanci peggiori. Il problema è Diouf. Porca pungasta. Niente. Ma che palla è? Porca boia. Passano tutti a condurre in questo finale. Rete pesantissima. Castro. Ad ancora un'occasione per rimettere a posto la squadra. Non ci credo, Moleiro mio.
Finisce qua. Ho perso. Porca miseria. È una bella partita però, eh. È una bella partita. Il problema è che credo di non aver tirato in porta. È forte questo girone. Bettati centi 20 2018. 2800, cazzo. Allora, andiamo alla partita contro il Bilbao. Bettati 100, vinti 2800, incredibile. Contro Las Palmas, perdiamo 1-2, bene. Ma cosa sto dicendo? Contro il Rayo Vallecano, vabbè ragazzi, fuso totalmente. Ultimo giorno per convocare la Danimarca, benissimo. Abbiamo anche l'Europa, merda. Contro Valencia, nuova posizione per Pino, dobbiamo cambiargliela. Cambiare posizione a Pino, cambiare posizione a Pino, cambiare posizione a Pino. Change position to Pino. Questo gioco ti fa a volte salire il demone. Amichevoli internazionali, giusto? Sì. Lì c'erano i nostri gironi. Europa League. Vedo lì Grunbike. Ok, mi fai cambiare posizione. Amoleiro. No, è Pepino. 81. Rimane 81. Allora, fammi vedere il calendario. Perché noi abbiamo Bilbao e Eibar. Quindi in Europa League abbiamo Fenerbahce, Newcastle, Lech Poznan, Apoel Napoli, Servette, Union Dinamo. Andiamo a giocare contro l'Athletic Bilbao. Andiamo con Cavecci. Andiamo con Alder. Me lo fate giocare? Shurs. Pronostico per Roma Torino 2-2. Tutti gli sguardi su questo giocatore. Sfida il suo recente passato. Benvenuti. Oh Madonna, siamo contro Campagna. Madonna mia. Prego, spondala. Ha spondata. Niente. Ma sbrigati Castro. Vabbè. Ok. Comunque io non credo molto alla cosa giocare contro l'allenatore, dai. Vabbè, quando gliela vuoi da? È buona! Pronostico sulla tua L? L cosa? Perdonami.
Ma dici pronostico, cioè, pronostico coi punti o in generale? Ma sicuramente i playoff li becchiamo. Mamma mia, Marmol. Mamma va, yes. Dai, fischiamene un altro, coglione. Sì, sì, playoff. Non credo riusciremo ad arrivare tra le prime 8. Ma fammi andare! Guardalo, Alder. Guarda Alder, eh. Cosa ho fatto, Molero? Non ho parole! Non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Che azione. Che Molero. Che Castro. Segnano entrambi gli attaccanti. Ma guardate come si è andato Molero. E poi gran palla in mezzo. Tutto merito di Alder, eh. Alder è tipo un metronomo. Guarda che buscio di culo. 2-0 con un rigore contro. Personalità. Dammi sta palla. Pronai, ragazzi. Pronai. Un solo grido, un solo allarme. Pronai è un fenomeno. Ah. Bravo Molero, come lotta. Castro. Castro. Castro! Tiraccio. Beh, sembra un po' Lobotka, eh. Secondo me è tipo il regen indiano di Lobotka, guarda, eh. Upp, la gestione, la tranquillità. Mamma mia, se l'è allungata qua, eh. Peccato. Anche i migliori sbagliano. Vabbè, vai a fare in culo, coglione. Vabbè dai, volevano farglielo riaprire. Dai, va bene, va bene. Volevano fargliela riaprire. Non c'è problema. Adesso la mettiamo in cassaforte con Pronai. Sus. Andiamo. Caveci non si è visto. Vai Quenda. Ciccio move. Ho 40 anni ancora la ciccio move. Ma puoi dire che fallo è, brutto rincoglionito? Cosa mi stava uscendo da questa bocca? Shores. Però questo sullo Iodis è tutto regolare. Mamma mia, Pronai, fenomeno. Guarda sta verticale! Guarda sta verticale! Guarda, guarda, demonio. No, Pronai stecca, va bene il rosso, Pronai, bravissimo! Di mestiere,
Marmol, ma che cazzo stai facendo? Vabbè, guarda questi rincoglioniti uno più dell'altro. Perché c'è Quindai e non c'è McBurney? Porco... Ah, c'era fuori gioco. Meme preferito di Ciccio? Ah, forse Pietro, dai. Ci sta. Pronai! Mamma che genio, che cazzo di genio del calcio. Allora, oh, adesso forse entra McBurney. No, mettiamo Muñoz. Mettiamo Herzog a destra. Ma che dio, ma Cristo, l'ho appena fatto uscire. Vediamo che Ciccio, sapete dirvi che ha detto così... Ma tu non hai speso 30k in menzoni, però, eh. Alder. Signori e signore, ecco a voi Muleiro che poi si incastra contro il portiere. Che gol ha fatto. Che gol ha fatto. Che gol ha fatto. Guardalo lì, Pronai. Che gol ha fatto Muleiro. Generazionale, signori. Generazionale questo ragazzo. La sfuriata contro Checo Bomba. Pronai, signori. Io non ho parole. Guardate che palla poi per McBurney. Ragazzi, Pronai è un fottuto genio. Non so cosa, non so cosa dirvi. È forse un po' lento, però. Non era male l'idea. Joker è comunque veramente qualcosa. Cioè, io se penso che c'è stato un momento in cui Joker andava, un po' rabbrividisco. Finisce qua, ragazzi. Prestazione da 10 in pagella per Pronai e dietro tutti gli altri. Tre punti spettacolari. Vabbè, però Pronai non lo... 8 in pagella, ragazzi. 58 di overall. Ma di che cazzo stiamo parlando? Senza parole. Bene, bene, bene. Cos'hai visto, Moe? Che fa paura? Mm? Fa paura quella statuetta lì? Vedi che adesso arriva la mamma. Eivar! Io non sono mai... Questa è la prima volta che sto... vado allo stadio. Ma no... No. E allora abbiamo il Fenerbahce. Vinco, perdo, pareggio. L'ultima partita di oggi, ragazzi. Contro il Fenerbahce andiamo a rivedere la squadra. Andiamo a vedere la squadra, non tanto a rivedere. Quella che potrebbe essere. Mamma mia, pure Tadic. Come siamo messi noi? Facciamo giocare Muñoz. Facciamo giocare chiaramente Alder. Lindner. Devo assolutamente sistemare però la panchina, perché io farlo ogni volta non esiste.
Va così. Ultima partita di oggi. Allora, sono sincero, ho voluto fare il matto nel calciomercato e prendere Jeremy Pino, ma prendendo Jeremy Pino abbiamo una rosa che ha una rosa debole, con la quale non credo di poter ambire a chissà quali grandi cose. Avrei avuto bisogno di un altro terzino forte e sicuramente di un altro centrocampista. Poi abbiamo trovato Pronai, però secondo me qualcosina in più serviva. Ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Ciao, giochiamo. Ah, io non sto ascoltando altro, Liba. Ah, l'hai visto il... Mi piacerebbe avere un tuo commento sul video. Su mezzo secondo, Liba. Ho fatto uscire un video su Linkin Park. Se ti va, fammi sapere la tua, dai. Mi piacerebbe avere un tuo commentino. Non so se commenti su YouTube. Madonna, la palla di Alder, ragazzi. Ma la palla di Alder. Guardate... È fallo su Castro, comunque. La sgambettata l'ho vista. La mia tier top di Spotify sarà sicuramente i Linkin Park al primo posto. Bravo, Muñoz. Dopo al secondo non saprei dire, sinceramente. Molero, fenomeno. Muñoz, Castro, molto largo. Si fa rivedere Muñoz anche. Ancora Castro, ritorna sul destro. Lo prova Di Mancino, va bene lo stesso. Lo Iodis. Muñoz, la traversa! Anche Szymański è bello buggato, Fra nostra. Ma che cazzo è sta roba? Possiamo dire che la scelta delle magliette non è un... proprio molto intelligente da parte mia. Non ci credo. Su Coach Menzo? No, no, mezzo secondo. Quello dove ricarico le live. Armol! Oddio! Non l'ho colpita io, ragazzi. Conosco, andrò a sentire. Quanto mi fa male al cuore sentire sta roba. Sì, ma qualcuno gli dica che non è trap. Trap merda. Oh, no, ma Molero, ma cosa hai fatto? Non ho parole per descrivere Molero. Gnaz. Ma la parte del portiere? Allora! Ma chi l'ha presa di mano poi? Diamo Castro! Bravo Santi. Non so cosa stai facendo tu, Liba, ma io mi sto facendo un relistening di tutto quanto, eh. Ma sono già tipo al quarto, quinto relistening totale. Pronai. Regà, ma io che vedevo di Pronai? Serve che vi dica ancora qualcosa? Ci sarà un minuto di recupero.
perché non ti prepari prima, scusami? Io vorrei fare una domanda comunque ai Linkin Park. Vorrei chiedergli perché. Cioè, vorrei chiedergli cosa pensano di One More Light. Ecco, vorrei chiedergli cosa pensano e se dopo, o se era proprio un esperimento fatto così tanto per. Andiamo con McBurney. Perché è troppo un lavoro lontano da... È troppo lontano. No, mettiamo Herzog. Così gioca anche lui. Ti piacciono le tre nuove, Liva? Vabbè, neo melodico potevi anche non metterlo, però. Ma anche il mio Spotify è così. Tranne per il mio neo melodico, che per l'amor del cielo. Bella. Ma dai, centrale. No, no, ma ti capisco, però puoi anche separarti da queste... da questi collegamenti culturali tremendi. Non è che se nasco in una famiglia mafiosa devo continuare a portare avanti la mafia, no? Si sghe, si sghe. Ci mancherebbe. Ma io pensavo fosse uno dei miei! Cengiz Sundar. Cengiz Sundar. Vabbè, te ascolti. Mamma mia, Pronai! La gestione di palla! Lo Spotify di Tommaso è tutto trap. Che per carità ci sta, ragazzi, eh? Non è che dico che non bisogna ascoltare, però boh. Apritevi anche ad altri generi. Io avrei messo dentro McBurney, puttana la maiala. Boh, Rene oggi mi hai veramente scassato la minchia, te posso dire. Io ti amo tanto, però. Tamatosca. Oggi è una roba folle. Cioè, oggi sei veramente una roba folle. Cioè, non sei stata ferma un secondo in tutta la giornata. Ma io come minchia devo fare? Mi fai venire un'ansia, mi fai venire... Mamma, il sugo, che fenomeno. Guarda Lardo. Lardo? Largo! Vabbè. Il mio Spotify è uguale comunque. Il mio Spotify, se cerchi un genere, lo trovi. Tranne il neo melodico, effettivamente, sì. Quanto dura sta partita? Sì! Ma io gli album di Fedez li ho sempre ascoltati. Sì, ma io ho il resoconto di Spotify a fine novembre. C'è tutto un mese davanti. Io in quel mese posso cambiare gli equilibri. Ho vinto. Godo. Migliore in campo? Castro. Un'altra grande prestazione di Pronai. Messo là come l'ultimo degli stronzi. Fenomenale.
Adesso guardiamo il mio Spotify. Adesso vediamo il mio Spotify. Dai. Guardiamo un attimo. Allora, bene. Episodio comunque alla fine dei conti positivo. Vediamo un attimo come vanno le partite simulate. No, simuliamo solamente il Getafe e nella prossima live, nel prossimo video ci giochiamo la partita contro Newcastle e proseguiamo. Vediamo un attimo qua. Niente, abbiamo perso. Va bene. Cioè, con le simulazioni non stiamo andando per nulla bene, purtroppo. Vabbè. Pace all'anima nostra. Vediamo con la classifica, che sicuramente sarà una merda. O quindicesimi. Vabbè, questa è la classifica dell'Europa League, in realtà. La Liga, tredicesimi, non cambia molto. Dopo 7 partite abbiamo 8 punti. 8 punti. L'Atletico Madrid ne ha 24. Mio Dio, ragazzi. Prossimo anno non ci andiamo mica in Europa se continuiamo così.